Un messaggio per te, quindi il messaggio che devi ricevere ti sta per arrivare dai tarocchi, ovviamente. Quindi cerchiamo di capire qual è questo messaggio per te. Quello che devi fare è eventualmente pensare a un'area della tua vita, anche se poi i tarot sono abbastanza precisi, anche se poi i tarot danno delle indicazioni importanti. Salutiamo anche Carmine. Allora, ricordo che ovviamente i tarot, come i tarocchi in generale, si basano proprio sul principio della sincronicità. La sincronicità è una connessione tra due eventi, no? Come aveva spiegato magistralmente il nostro Carl Gustav Jung, lo psichiatra svizzero che ha parlato proprio di sincronicità. Salutiamo Sissi, salutiamo Laura e salutiamo Angelica. Allora, quindi la sincronicità si basa proprio su questa connessione tra un pensiero, tra un qualcosa di psichico e diciamo, è un evento. In questo caso l'evento è la stesa delle carte. Salutiamo anche Iris, benvenuta anche Iris. Vedo un po' di persone nuove che di solito non vedo mai, come Iris, Angelica ogni tanto la vedevo, Laura la vedo, quindi Iris Dea è la nuova. New entry, almeno non t'ho mai visto, quindi magari poi invece Stella Marina, purtroppo l'abbiamo vista. Scherzo, la nostra vecchia citrulla Stella Marina. Ricorda a tutti di mettere un like, iscriversi al canale, attivare la campanella, è gratuito. Mettere un like non costa niente e mi dà modo al video di girare su YouTube. Inoltre ricordo che chi volesse fare una donazione può farla cliccando sul tastino col dollarino. Chi vuole abbonarsi al canale per usufruire dei vantaggi degli abbonamenti può farlo cliccando sul tastino abbonati, cliccando sul tastino abbonati. Allora, bene, bene, la nostra Stella Marina, vecchia citrulla, sclerotica, aterosclerotica. Allora, bene, quindi passiamo al testimone. E un messaggio per te, quindi se vuoi, concentrati su una situazione, su una persona. Ah, viene giù il diluvio, avete visto che è successo a Dubai? Questi sparano alle nuvole e poi si lamentano che viene giù il mondo. Ho lasciato un messaggio, un tuo video dello scorso anno. Questa notte mi sa troppo lungo, che puoi anche casare se vuoi. No, a me no, i messaggi non li casso, solo che non ho modo di leggere, perché facendo tanti video ho un po' di difficoltà a leggere, però se capita fa piacere, fa piacere. Allora, il nostro Carmen. Allora, vediamo un attimino, quindi. Eh sì, è successo sto casino a Dubai, perché credo che sparano alle nuvole, hanno tutta questa strategia per, diciamo, far piovere quando vogliono, però scherzare troppo con la natura, secondo me, è qualcosa di negativo. È qualcosa di negativo perché, insomma, viviamo in un mondo dove pensiamo, non soltanto schiavizziamo gli animali in maniera veramente schifosa. Mandiamo delle specie, le mandiamo in estinzione. L'essere umano ha mandato un sacco di specie viventi in estinzione. Poi cosa facciamo? Adesso abbiamo cementificato dappertutto praticamente. Abbiamo messo il cemento al posto del resto. Salutiamo anche la Nespola. E qua praticamente adesso vogliamo anche cercare di dominare la natura. Sì, sparano le nuvole, dei prodotti, si chiama inseminazione delle nuvole, sono peggio di pippoli come seminatori questi. E questo, una piscina lunga mezzo chilometro, ah, accidenti, una piscina lunga mezzo chilometro. Ma comunque, e poi siamo sempre continuamente in guerra, vabbè, comunque. Fate la scelta, prima stesa, quindi un messaggio per te, vediamo apertamente cosa ci dicono i tarocchi. Un messaggio per te, quindi la prima stesa sarà quella del Buddha, se ti va bene il Buddha.
seconda stesa è la stesa della piramide, la stesa della piramide. La guerra arriverà anche qui. Non è da escludere, Stella, non è da escludere. La terza stesa è la stesa della stele. La stesa della stele. Buddha. Piramide o stele. Buddha, piramide o stele. Allora, lo dice anche il Corano, ma quello che dice il Corano sinceramente non è che conta molto, non è che voglio dire. Il Corano, come tutti i libri profetici, diciamo, sono interpretabili, cioè noi possiamo interpretare quello che vogliamo, no? Tutti, come possiamo dire, i libri, anche la Bibbia, li puoi far dire quello che vuoi alla fine. Bibbia, Corano, le interpretazioni, gli puoi far dire tutto quello che vuoi. No, ma non si tratta di pensare i pensieri che hanno. Sì, no, ma non si tratta di pensare, si tratta di osservare. Non è che si tratta di pensare, sì. Si tratta di osservare semplicemente. Noi purtroppo siamo degli osservatori, quindi basta osservare quello che sta accadendo, insomma. Poi ovviamente io credo che ci sia possibilità di evitare, naturalmente, però purtroppo l'essere umano, il vero problema è la tecnologia, perché l'essere umano ha sempre fatto le guerre, purtroppo. Non c'è qui, no, qui non c'è, certo, speriamo, speriamo. Io ne confido, vedremo quello che succederà. Allora, prima stesa al Buddha. Vediamo qual è il messaggio per te. Purtroppo io credo che viviamo in un mondo dove, diciamo, gli oligarchi anglosassoni se la stanno un po' cercando, se la stanno un po' cercando. L'oligarchia anglosassone se la sta un po' cercando, perché crediamo di essere, cioè qua in Occidente, diciamo, dominatori del mondo, no? Il problema è che oggi il mondo è cambiato, cioè non è più, cioè Cina, India e altri paesi, Russia, non è che sono con l'anello al naso, la tecnologia ce l'hanno anche loro, quindi comunque, mescoliamo le carte e vediamo un po' cosa ci raccontano i Tarot. Quindi fate la vostra scelta e vediamo qual è il messaggio per voi. I Tarot daranno un messaggio per voi. Che cosa vi diranno? Vediamo cosa diranno i Tarot. Facciamo sempre sette carte. Facciamo sempre sette carte, perché sette carte sono quelle, diciamo, che mi piace fare. Allora, mescoliamo le carte. Esatto. Allora, tagliamo un angioletto. Allora, bene. Beh, la prima e tre stese, allora, che cosa ti dicono? Allora, ti dicono, allora, vediamo un po'. Intanto c'è il Tarasole, che è una carta bellissima. Quindi partiamo dal matto che, allora, i Tarot sono i simboli della trasformazione, no? Quindi rappresentano sempre una trasformazione. Quindi il matto, chi è il matto? Allora, il matto o l'emotivo, diciamo, non è un folle, è colui che danza però un po' al margine della vita, no? Se sei stata... se sei stata al margine della vita, se sei stata al margine della vita, se sei stata, non so se ti è mai capitato di vivere al margine della vita. Certo, l'emotivo, come il matto, è un'anima libera, ma proprio spesso le anime libere sono un po' ai margini della vita, no? Perché siamo in una società che spesso, salutiamo anche Claudia, siamo in una società che spesso ci chiede di indossare delle maschere. Purtroppo, o per fortuna, noi tendenzialmente indossiamo delle maschere. L'emotivo, la persona emotiva, è colui che
abbraccia un po' le sue vulnerabilità, è quella persona che cerca di togliersi le maschere. Quindi l'emotivo ti insegna, ti dice che devi imparare a vivere la vita in modo autentico, proprio togliendoti il più possibile le maschere. Quindi se hai delle maschere, cerca di togliertele. Ovviamente l'istituzione rappresenta proprio una delle maschere, no? Perché quindi, ma tu hai la possibilità anche di passare anche un po' tra istituzione e trasgressione, fondamentalmente. Quindi abbiamo questa chance, questa possibilità di passare da istituzione a trasgressione, perché il Papa rappresenta proprio la figura istituzionale, no? Questa carta riproduce praticamente, come possiamo dire, una figura, no? Una figura istituzionale a capo di una chiesa istituzionale, e quindi è anche un po' il Papa, il guardiano di conoscenze tramandate nel tempo, perché il Papa diciamo è comunque tenutario di un sapere, e dobbiamo prendere sul serio, insomma, le grandi connessioni della vita. Primera Ves è un chat live. Bene, bene. Brava Claudia Gomez. Non so se ti habla italianos oppure no. Non lo so, però io non parlo spagnolo. Spagnolo si capisce. Primera Ves è nel chat live. Buongia è brasileiro. Sono io il Papa? Beh, anche potrebbe essere, insomma. E comunque in ogni passo in questo regno istituzionale deve essere fatto con rispetto, e ci dà la possibilità di diventare anche trasgressivi, perché come è vero il verso, è vero anche l'inverso. Ma comunque, se tu vivi in armonia con te stesso, nel rispetto degli altri, delle istituzioni, diciamo che brillerà per te, splenderà per te il Tarasole. Il Tarasole chi è? Il Tarasole è, diciamo, rappresenta la figura del sole, no? È la carta che simboleggia la chiarezza, la vitalità, quindi avrai le cose della vita saranno più chiare per te. Avrai più possibilità di capire quali sono. Salutiamo la nostra Chiara Palma, benvenuta anche a Chiaretta. Quindi il Tarasole ti insegna che la luce interiore può dissolvere le ombre dell'incertezza, però devi permettere a questa luce di penetrarti fino in fondo. Non dobbiamo temere l'azione, perché i raggi di energia rappresentano il nostro, vedete, la nostra azione verso il mondo esterno. Dobbiamo imparare ad agire verso il mondo esterno. Quindi ovviamente questo è un punto importante. Quindi ogni giorno ci deve essere un'opportunità per noi, ma l'opportunità ce la dobbiamo conquistare. Queste sono le prime tre carte, ma vediamo le seconde tre carte dei Tarot. Oh, interessanti, le vedo già. Allora, ti dà delle istruzioni: togli dalla tua vita i narcisisti. Questa carta dei narcisisti, la narcizoccola, diciamo, che in realtà rappresenta un po' i narcisisti in generale, devi trovare la forza di allontanarli dalla tua vita. Questa carta racchiude tutti i narcisisti, siano essi donne o uomini. In generale si tratta di persone che hanno una personalità che si riflette solo su se stessa, no? Ricordate il mito di Narciso, no? La narcizoccola, il narcisista in generale, è come un fuoco che divampa dentro, è pronto a distruggere ogni cosa, peggio della tempesta di Dubai, no? Perché la tempesta di Dubai l'abbiamo costruita noi, fondamentalmente, l'essere umano l'ha costruita, ma anche la narcizoccola o il narcisista in generale va abbattuto. Questa carta rappresenta il chiaro messaggio che devono essere abbattuti i narcisisti. La torre ci insegna che la distruzione dei narcisisti è inevitabile,
ma la nostra consapevolezza ci deve portare proprio a una liberazione immediata, perché è molto importante liberarsi con distacco dal risultato, perché l'attaccamento al narcisista è veramente la cosa peggiore che ti può capitare. Salutiamo la nostra Betty Cottage. Ricordo che la nostra Betty Cottage è una bravissima pittrice. Tra l'altro potremmo anche rifare un po' un'intervista a Betty, magari, che lavora a Venezia, a Campomanin. Andate a trovarla. Se un giorno mi capiterà di andare a Venezia, passerò anch'io a trovare Betty Cottage. E quindi la simbologia è il lampo, la distruzione, i tacchi. Vedete che questa narcizoccola c'ha i tacchi. I tacchi in questo caso rappresentano l'instabilità, perché la narcisista o il narcisista sui Il tacco in questo caso non rappresenta la femminilità, ma la fragilità. Abbiamo poi la bellissima carta della Malgasciona, che l'ho fatta bella apposta, la Malgasciona, perché la Malgasciona è bella, diciamo, è l'imperatrice. Quindi la Malgasciona fa prima di scendere il Cristo in terra. E vabbè, sì, può essere, insomma. Non so. Una volta io viaggiavo tanto, adesso con l'anzianità viaggio meno. Comunque, l'imperatrice è una carta straordinaria, no? Che sarebbe poi la Malgasciona, appunto, perché, come dicevo altre volte, è proprio selvaggia, no? È proprio, in questo caso, diciamo, rappresenta la femminità, rappresenta un po' anche una grande madre, fondamentalmente. Quindi ti dice che devi tirare fuori le tue energie. Quindi quello che devi fare, siamo passati dall'instabilità, diciamo, del matto, che però è in grado di togliersi le maschere, fino ad arrivare alla selvaggità della Malgasciona. E qua ti dà un altro ammonimento. I Tarot ti danno un ammonimento forte, perché non è uscita la sirena, ma è uscita la carta dell'attaccamento, cioè la patella sullo scoglio. E l'avvertimento è quello che di fare attenzione. Nella tua vita devi avere meno attaccamenti possibili, quindi imparare l'arte del distacco dal risultato credo che sia un po', diciamo, l'obiettivo per tutti nella vita. L'obiettivo per tutti nella vita, imparare l'arte del distacco dal risultato. Sì, Stella Marina, non sono come te che viaggi tra la tangenziale e il coso. Stella Marina staziona sulla tangenziale normalmente. Bene, comunque, vediamo l'ultima carta, la settima carta. Ecco, il Vaffadei, l'ente giudicante. Allora, il Vaffadei è qua, dipende. Allora, teniamo presente che chi giudica domina e chi accetta il giudizio è dominato. Quindi noi sinceramente non dobbiamo mai accettare il giudizio da parte di nessuno. Nessuno mi può giudicare, non c'era quella canzone, ma è vero. Quindi questa carta ti esorta, quando qualcuno ti giudica, a utilizzare il Vaffadei. Il Vaffadei, come vedete, è un qualcosa che noi possiamo utilizzare. Ma il regista, noi dobbiamo diventare anche un po' registi della nostra vita, imparare a dirigere il proprio film, a scrivere la sceneggiatura della nostra vita. Non dobbiamo lasciare che siano altri che scrivano la sceneggiatura della nostra vita. Quindi, in questa evoluzione, ricordo che siamo partiti dall'emotivo, siamo passati attraverso il terrasole, l'abbattimento della narcizoccola, lo sviluppo delle energie primordiali e l'eliminazione dell'attaccamento, e il vaffanculo dobbiamo esprimerlo ogni volta in cui serve. Quindi questo rappresenta un po' che possiamo dire, l'elogio della libertà, perché noi soltanto esprimendo la nostra libertà potremmo stare bene nella nostra vita. Soltanto, non dico soltanto col vaffanculo, ma con la capacità di toglierci dai piedi persone sbagliate. Esprimerlo ogni volta che serve, fondamentalmente. Esprimerlo ogni volta che serve, perché qualche volta serve, qualche volta magari non serve, non dobbiamo essere impulsivi, però dobbiamo imparare, insomma, a non farci, tra virgolette, dominare, insomma, da situazioni che non ci possono portare poi tutto sommato grandi benefici.
Bene, passiamo, vediamo un po' qual è il messaggio per te dei tarocchi e passiamo alla seconda stesa, che è la stesa della piramide, dei Taratarot, la stesa della piramide. Sento il cinguettio di un uccello? No, tu senti il cinguettio di un uccello perché pensi solo a quello? Sì, qua gli uccelli che ci sono qua sono tutti silenziosi. Il problema è che tu hai la fissa. E quindi vedi uccelli dappertutto, sì, vedi uccelli dappertutto, questo è il concetto. Perché noi sentiamo quello che ci manca. A Sissi mancheranno gli uccelli e vedrà uccelli dappertutto. Gli uccelli presenti qua, posso assicurarti che ce n'è solo uno, penso, immagino almeno, se non ce n'è fuori. Ogni tanto però viene a trovarmi. Mi è capitato che una volta mi è entrato in casa, ho lasciato diciamo la finestra del balcone aperto, la porta finestra del balcone aperto, e è entrato in casa un passerotto. Due volte è entrato in casa un passerotto, e ogni tanto allora metto delle briciole sul balcone per nutrire la passera. Era una passera, diciamo così, che quella lì che è entrata in casa era una passera poi. E un'altra volta invece mi è capitato di nuovo, e questa volta che è entrato sono stato fermo, si è fatto un giretto e poi è uscito. Poi è successo un'altra volta che invece si è un po' spaventato, meno male che è uscito, perché io non me ne ero accorto, me lo sono trovato in cucina sul tavolo che anche lì beccava qualche briciolo, un'altra passera. Però vedendo me si è spaventato, ho detto poverina, adesso qua chissà. Poi però è riuscito a prendere la porta ed è uscita. Però se stai fermo, praticamente, se stai fermo, la passera si muove tranquilla, bisogna stare fermi. Allora, vediamo un po' che cosa ci racconta, però, a parte passere, qua non ne vedo. Che cosa ci raccontano i Taratarot? Cosa ci raccontano i Taratarot? Non una passera rinsecchita come la tua, Stella Marina. La tua è una passera che oramai è sul viale del tramonto. La tua passera, Stella Marina, è come il cimitero degli elefanti. Allora, di nuovo la Malgasciona. Allora, ti sta dicendo la carta del sogno. Che ci dicono i tarocchi? Il sogno. Quindi, qual è il messaggio per te da parte di diciamo, di questa stesa? Allora, la carta del sogno, iniziamo con la carta del sogno. Allora, il discorso è sempre che il marinaio che sa dove andare, no? Nessun vento è favorevole per il marinaio che non sa dove andare. Quindi questo è un punto fondamentale. Dobbiamo però tenere presente che tutti i venti possono diventare favorevoli per il marinaio che sa dove andare. Quindi abbiamo una stella a 8 punte. Allora, queste 8 punte rappresentano la purezza, la guida interiore, la barca, però rappresenta anche la fragilità, rappresenta anche l'impermanenza. Noi non possiamo pretendere che le cose vadano sempre come vogliamo che vadano. Credo che una delle cause, anzi forse la causa maggiore della sofferenza per gli esseri umani, la causa maggiore per la secondo me, di sofferenza per gli esseri umani è il fatto che noi soffriamo perché le cose non vanno come vorremmo che andassero. E questo fa parte della vita. Difficilmente le cose andranno esattamente come tu vuoi che vadano, ma la nostra capacità è quella. Il cimitero degli elefanti, che cos'è? Gli elefanti, quando diventano anziani, come la passera della nostra Stella Marina, quando gli elefanti diventano anziani, si ritirano. E vanno a morire isolati, no? Si chiama il cimitero degli elefanti perché l'elefante che fanno parte del branco normalmente, quando gli elefanti vivono in branco, quando diventano anziani e sentono che devono morire, vanno appunto a isolarsi in determinate zone, però, e che vengono chiamate proprio il cimitero degli elefanti, no? Vanno in alcune zone dove si ritirano, cioè a seconda della zona in cui vivono.
Si vanno in un certo posto, diciamo, e vanno tutti lì fondamentalmente. Infatti si chiama il cimitero degli elefanti per quello, perché poi si trovano le carcasse degli elefanti. Si vede che in quella zona magari trovano più conforto, non lo so. Di solito sono zone alberate, foreste dove possono. Quindi questo è il cimitero degli elefanti. Allora, questo è il sogno, quindi il sogno è la nostra stella polare che ci assicura una navigazione sicura nell'oceano dei desideri. Questa carta, diciamo, ci dice che anche nella notte più buia dobbiamo comunque sognare, ci insegna che il sogno è la bussola che deve guidare la nostra vita, questo è molto importante. Se non abbiamo un sogno, la nostra vita non avrà un motivo di esserci, cioè il sogno e la motivazione che ti devi svegliare al mattino e devi fare qualcosa. Ognuno deve scegliersi il suo sogno, però ecco un altro messaggio fondamentale è che non dobbiamo vivere il sogno da parte di qualcun altro. Abbiamo il fil rouge, quindi il fil rouge è l'innamorato, quindi ti sta dicendo che nella tua vita c'è anche la possibilità che l'amore entri, anzi tutti noi meritiamo comunque l'amore. E quindi il fil rouge sono due figure connesse da un filo rosso, ad esempio, che simboleggiano, ecco, nell'amore ci deve essere anche una connessione spirituale, una connessione non soltanto. Salutiamo Little Shop, quel gatto veramente carino, è il gatto immobile, il gatto immobile. Il gatto è l'amante del pupazzo di sotto, che è il pupazzo Papella. Sono amanti loro due, chissà di notte che cavolo combinano. E quindi il fil rouge è questo, no? Il fil rouge ci suggerisce che l'amore può essere una forza potente, ma è anche comunque un terreno delicato sul quale agire. È comunque un terreno delicato l'amore, però noi possiamo, diciamo, viverlo e dobbiamo sperimentarlo. In effetti, la Malgasciona, come dicevamo prima, col suo completino leopardato, rappresenta comunque talvolta anche la cougar, no? Sapete chi è la cougar, la donna coguaro, no? Quella che va alla ricerca del toy boy. Perché spesso l'incastro migliore della Malgasciona è proprio il toy boy. Quindi la vitalità maschile, fondamentalmente. Vediamo le altre tre carte. Ricordo a tutti di mettere un like, iscrivervi al canale. Se volete fare una donazione, cliccate sul tastino col dollarino. Se volete abbonarvi al canale, andate nella home page, tastino abbonati e date un sostegno comunque al canale. Sì, la Malgasciona trova l'incastro nel Toy Boy, perché il Toy Boy è. Ecco perché la Malgasciona? Comunque non è venuto il Toy Boy, è venuto il maschio alfa, che è l'uomo alfa, che è molto diverso dal Toy Boy. L'uomo alfa rappresenta, diciamo, se vogliamo, un uomo di potere con uno sguardo deciso, un mantello, l'autorità rappresenta la decisione, la chiarezza di intenti, la spada che è la volontà, la forza, l'energia maschile, ma anche una maschera, simbolo di potere, pronta all'azione. Quindi la Malgasciona va a cercarsi il toy boy, come dire, l'uomo alfa, però quando decade la Malgasciona si rifugia nel Toy Boy, che rappresenta un po' il suo incastro naturale. E vedete che qua comunque il desiderio è alto, quindi ti dice, ti dà un altro messaggio importante. Se tu vuoi, cerca di farti desiderare. L'elastico del desiderio, cerca di tenerlo sempre teso, soprattutto il tuo desiderio. Perché se tu non desideri, non ottieni niente. Il desiderio è la molla che scatena la nostra vita, il desiderio è veramente la molla che scatena la nostra vita, è quella carta che rappresenta la nostra capacità di motivarci. L'elastico del desiderio è un equilibrio sempre tra desiderio e possesso. Salutiamo Vale Vale. Dobbiamo imparare a. Ah, sto scrivendo un libro su due alfa che vogliono amare la stessa donna. Bene. Se vuoi fare un'intervista, io non so se sei uomo o donna, gothic, horrors, gotica. Comunque, se vuoi fare un'intervista dove parli del tuo libro, io lo ricordo sempre, chi volesse tra i follower fare un'intervista con me,
ci si può mettere d'accordo, basta che mi scrivete semplicemente su WhatsApp, scrivi un po' il mio numero, Roxy o Stella Marina. Chi volesse fare un'intervista, ci sono diverse persone che sono state intervistate, di follower. La prossima avremo anche nuovamente la nostra Chiara Palma, che ne ha già fatta una, farà una seconda dove ci svelerà tutti i trucchi pratici del burlesque, come diventare una donna seducente. E quindi se hai scritto un libro sul qualcosa, o se stai scrivendo, scrivi il numero Stella Marina o Roxy, il mio numero. Ecco, quindi se vuoi Gotica, che non so che nome hai, possiamo combinare un'intervista via Skype. Allora, quindi il desiderio, stai vivendo di nuovo un po' i margini della società, ma vuol dire che hai buttato giù le maschere, perché le persone veramente emotive vivono un po' ai margini della società, perché noi siamo in una società che vuole le maschere. E quindi Afton, ma Afton è il tuo nome? Boh, non è la prima volta che sento sto nome. E poi abbiamo di nuovo la figura istituzionale, come ultima carta, il gatto ti ipnotizza. La figura istituzionale Afton, che nome strano, ma di che origine è? Sì, noi viviamo in una società delle maschere, no? Ognuno di noi dovrebbe imparare a liberarsi un po' delle maschere, perché se non ci liberiamo delle maschere non siamo mai veramente liberi. Indossiamo delle maschere che però spesso ci hanno imposto gli altri, sono delle maschere che spesso è la società che ci chiede di indossare delle maschere, mentre invece il matto, tra virgolette, l'emotivo è colui che abbraccia anche le sue vulnerabilità, ma che si libera delle maschere, quindi dà espressione di autenticità, che credo che sia una delle cose fondamentali. Questa è un po' l'evoluzione, diciamo, esatto, chissà cosa ha combinato, perché l'orsetto in realtà non è un orsetto, è Papella, che l'ho salvato. Papella, lui è un senzatetto che stava alla stazione Termini di Roma, è Papella, Papella, quella è Papella, che si è trasformato in un orso. Bene, quindi siamo arrivati alla terza stesa, la stesa della stele, la stesa della stele. Vediamo cosa ci racconta, qual è il messaggio per te. Quindi, perché ricordiamo che i tarot danno un messaggio trasformativo, quindi non è che ti danno delle indicazioni su come fondamentalmente cercare di migliorare in qualche modo la tua vita, cercare di ottimizzare un po', perché noi tutti, io credo, abbiamo la possibilità di migliorarci, no? Che non vuol dire depersonalizzarsi, ma vuol dire anzi spesso togliersi le maschere, insomma, perché la persona, quello che chiamiamo persona, spesso è una maschera che ci portiamo dietro. Dallas, la serie, la tipa che J.R. aveva, anche scozzese, c'è un fumetto, sono maltese con origine paternale scozzese, ma che bel connubio! Maltese con origine paternale scozzese e materna siciliana, ma vivi a Malta, quindi. Comunque, salutiamo anche Crazy Robby. Se vuoi fare un'intervista anche da Malta, diciamo, puoi farla dove vuoi, insomma, tanto internet, e ci puoi parlare del tuo libro. Salutiamo anche Crazy Robby. Forse abbiamo creato una nuova coppia, Crazy Robby e la nostra Sandra. Chissà se tra Crazy Robby e Sandra nascerà, sboccerà il fiore dell'amore, non lo sappiamo. Allora, mescoliamo le carte e tagliamo le carte, scegliamo le prime tre carte. Allora, bene, di nuovo il tarasole, la carriola e la donna di qualità. Allora. Beh, la donna di qualità è, diciamo, è un po' una meta, ma anche un essere, una donna di qualità. Albania? Ah, vivi in Albania? Ah, ok. Comunque anche dall'Albania si può fare l'intervista. Afton, come ti chiami? Un nome? Afton. Anche dall'Albania si può fare l'intervista, se tu vuoi.
Tanto internet basta che hai Skype e si può fare tranquillamente. Allora, quindi la donna di qualità è una donna importante, è una donna che è come un libro che deve essere letto, un libro che deve essere ancora aperto. Quindi questo credo che sia un qualcosa di importante, no? La donna di qualità è la papessa, rappresenta anche un po' l'energia femminile, rappresenta anche un po' la femminità, quindi la donna di qualità unisce la femminilità alla sicurezza, alla determinazione, è rappresentata da Nefertiti, dalla regina Nefertiti, e rappresenta comunque le due colonne, rappresentano la polarità tra giustizia e forza, quindi, ma poi la donna di qualità, la luna, è anche una chiaroveggente, intuitiva, sa esplorare i mondi sottili, ha un po' di cose molto, molto interessanti. Quindi è un mito la donna di qualità, ma è un mito che tutte le donne a cui possono aspirare. Ovviamente, per essere una donna di qualità, devi creare una tua, come dire, vedete qua c'è la carriola che ho chiamato Calesse, ma nella versione poi definitiva dei Tartaro sarà la carriola. Devi creare una nuova ed eterna alleanza tra la tua parte logica e la tua parte emotiva, perché se parte logica e parte emotiva non sono alleate, metaforicamente vai al parcheggio del cimitero. Invece con parte emotiva e parte, diciamo, parte emotiva e parte logica alleate, vai al metaforico ristorante pentastellato, pentastellato. E ovviamente ti potrà splendere anche per te il Tarasole, che abbiamo detto comunque un simbolo di vitalità, è un simbolo di energia, è un simbolo di agire. Il Tarasole ti dice che devi agire, non devi stare a grattarti la passera o a grattarti i marroni, devi agire. Cerchiamo di capire le altre tre carte, ti dà quello che devi evitare di fare, non mi soffermerò più tanto, ma la malga agosta non devi farla, quindi questo è quello che devi assolutamente, tassativamente evitare di fare. Ricordiamo che la malga agosta è: ma devi superare i vincoli, devi superare i blocchi, devi uccidere il drago a sette teste, che sono i tuoi demoni interiori, no? Il drago a sette teste rappresenta la paura dell'abbandono, la paura del rifiuto, la paura della disistima, la paura di essere condizionata, la paura di essere rifiutata, di essere giudicata, la paura di essere svergognata. Salutiamo la nostra Grinettina, Green Apple, che ci saluta da Buckingham Palace, come al solito. Quindi, il drago a sette teste, ogni testa del drago rappresenta un demone, rappresenta una paura che solo tu puoi sconfiggere e finalmente, diciamo, poter interagire o poter diventare, se sei un uomo, con un uomo alfa, un uomo che sa quello che vuole. Ah, l'uomo alfa per l'uomo che non deve chiedere mai, no? Vi ricordate, una volta c'era un dopo barba, no? Che diceva, non so se vi ricordate la pubblicità, non faccio la pubblicità, però la pubblicità diceva, faceva adesso dopo barba di quest'uomo circondato da donne e poi diceva dopo barba tra dei tali per l'uomo che non deve chiedere mai, perché chi chiede è perdente, per l'uomo che non deve chiedere mai. Allora, vediamo l'ultima carta. L'ultima carta. Oh, questa volta è uscita la sirenetta. Finalmente ti sei emancipata dall'attaccamento e da questa patella sullo scoglio è nata finalmente una sirenetta, è nata finalmente il distacco dal risultato. Questo rappresenta l'evoluzione, rappresenta l'evoluzione. Bene, esiste anche l'uomo beta, certo, il gregario, esiste l'uomo beta, esiste anche l'uomo omega. In realtà potremmo tirare fuori tutte le lettere dell'alfabeto, insomma, la donna può chiedere però. E beh, la nostra Grinettina. Bene, mi sto strozzando. E comunque, se non mi strozzo, mando un saluto a tutti, ci vediamo al prossimo video.
e vado a bermi un bicchiere d'acqua perché mi è andata la saliva di traverso e devo bere un bicchiere d'acqua. Un saluto a tutte voi.